Ringraziamo il Signore e chiediamo allo Spirito Santo, che in questa settimana ha fatto tante cose belle, quale ha riempito il cuore della gioia del Padre, perché ha visto questo figlio donarsi anche nonostante il suo silenzio, il silenzio del Padre, e ha consegnato per amore, perché a volte davvero l'amore non ha bisogno di parole e non ha bisogno manco di sentire chissà che cosa, ma l'amore così dona, sapendo la certezza che anche se non si avverte la voce del Padre, l'amore del Padre, ma Lui c'è. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Io direi che dopo la frase di Don Ernesto, delle cose belle che ha fatto lo Spirito, personalmente, credetemi, ce ne potremmo anche andare. Perché se noi ci pensassimo un attimo, no? Tutta la nostra vita di credenti è proprio l'assunzione di questa consapevolezza, lo Spirito che fa cose belle. Sì, perché diciamoci la verità, noi siamo abituati a vedere più le cose brutte, le cose che non abbiamo, le mancanze, le difficoltà, pur quando ci confessiamo, no? Noi siamo sempre dei peccati che abbiamo fatto. Dice, beh, non è quella la confessione. Prima di essere qualcuno che fa una mancanza, noi siamo qualcuno che è riempito da una grazia. E noi siamo il frutto della grazia, anche noi. Questa consapevolezza ci manca e la dovremmo avere, la dovremmo prendere. Sì, è vero, le strade sono sporche, ma non c'è una strada che è pulita. Non c'è un vicoletto che casomai è un poco pulito, è un poco più in ordine. E vediamo quello. Non per far finta di niente che l'altra la strada sporca non ci sia. È per eventualmente vedere quanto è bello il vicoletto pulito e poterlo portare anche poi di là. E siccome noi viviamo del tempo dello Spirito, perché da quando il Signore è risorto, l'abbiamo ascoltato proprio venerdì scorso, ricordate, no? E mise lo Spirito. E ascolteremo domenica prossima, ricevete lo Spirito. Quindi fondamentalmente noi viviamo dello Spirito. Però il guaio nostro, sapete qual è? Quando pensiamo allo Spirito, a una cosa spirituale, a una cosa interiore, dimenticandoci che lo Spirito è la terza persona della Trinità, quindi è una persona, con la quale, se è una persona, con le persone non entriamo in relazione. E quindi noi forse dovremmo imparare anche questo, ad entrare in relazione con lo Spirito. E lo Spirito non lo dovremmo mai dimenticare, lo Spirito ci rende presente la vita di Cristo. E anche qui, non la vita di Cristo come quella realtà bella di quel bell'uomo che ha fatto quelle belle cose, ma la vita di Cristo che abita dentro di noi, perché lo Spirito è quello che ci cristifica. Noi, se siamo cristiani, lo siamo in forza dello Spirito, non per altro. E quindi in un certo qual modo, provate a pensare, quando noi andiamo in chiesa, ci mettiamo in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento e facciamo l'adorazione. Noi in un certo modo dovremmo metterci in adorazione davanti a noi stessi per adorare lo Spirito che è dentro di noi, che ci rende sempre più conformi a Gesù Cristo. Anche perché quando noi un giorno andremo in paradiso, il Padre, sapete perché ci accoglierà? Non perché vedrà la mia bella faccia di Maurizio, perché in me il Padre doveva vedere suo figlio Gesù Cristo, perché il Padre conosce solo il figlio. Il Padre conosce il figlio. Quindi mi accoglierà in paradiso perché in me dovrà vedere il figlio. Allora capite la mia capacità. E non dovrebbe neanche essere poi una cosa farla quasi dove io poi, quel meccanismo che sotto sotto, no, lo devo fare poi per farmi vedere, perché altrimenti lui poi non se ne accorge. Perché a un certo punto deve diventare una cosa così normale e naturale, proprio come il fatto che adesso sto parlando e sto respirando.
Non lo so se ve ne siete accorti. Qualcuno diceva che in questi giorni è successo qualcosa. Io ho cercato di cogliere in televisione questa notizia, però, oppure sul giornale, però non l'ho colta. A parte se la guerra che sta continuando e sembra che sia pure un poco peggiorata. Stamattina ho posto più attenzione, no? In previsione dell'incontro da fare questa sera, diceva che c'è stata qualche diminuzione del Covid, di qualche caso in meno. Però altre notizie particolari non le ascoltate. Non lo so se a caso mi è sfuggito oppure se voi qualche notizia particolare l'avete ascoltata. Da settimana scorsa ad oggi. Il Papa dice, sì, però neanche quello diceva questa notizia qui particolare. Quindi cioè, non è che mi sono sbagliato. Dalla settimana scorsa siamo visti ad oggi nessuna notizia particolare, grazie a Dio c'è stata. Chiaramente sono retorico. Perché dalla settimana scorsa ad oggi una notizia particolare c'è stata. La risurrezione. Cioè, qualcuno direbbe, direbbe che è cambiato qualcosa. Per qualcun altro invece non è cambiato niente. Sarebbe interessante chiederci noi su quale versante stiamo. Il Vangelo di oggi che è partecipato a Messa, no, il Vangelo di ieri, se vi ricordate, che è partecipato a Messa, parlava delle donne che vanno al sepolcro, non lo trovano, e poi vanno a dire i soldati, c'è la situazione con i soldati vanno a dire guardate questo mondo l'hanno rubato, e loro, gli anziani dicono voi non vi preoccupate, dite che stavate dormendo. Se poi la cosa raggiunge così all'orecchio del governatore, noi vi libereremo da ogni noia. E dite che sono venuti i discepoli e l'hanno rubato, i suoi discepoli. Noi vedremo una buona somma di denaro. Esatto. Però siccome loro poi erano il potere, quindi quelle erano le donne, chiaramente lo sapete, nella mentalità ebraica, le donne, c'era il pio ebreo, che quando pregava, il pio ebreo, pregava così, Signore ti ringrazio, perché mi hai fatto ebreo e non mi hai fatto pagano. E soprattutto ti ringrazio perché non mi hai fatto donna. Il pio ebreo, come pregava il pio ebreo. Quindi per dirvi, quindi le donne, tanto è vero che nel Vangelo stesso Luca parlerà che le donne vaneggiavano, stavano fuori di testa. Allora lì il Vangelo di ieri ci poneva davanti questa realtà. Alcune donne e poi i discepoli dicono che lui è risorto, e invece loro dicono che l'hanno rubato, è andato via. Sono i due modi di poter interpretare la storia, e la storia viene interpretata così. Chi crede alla risurrezione e chi non crede alla risurrezione. È interessante chiederci, noi su quale versante ci poniamo? E non parlo del catechismo, perché noi come catechismo l'abbiamo fatto e ci hanno detto che Gesù è morto ed è risorto, come catechismo. Ora, non si tratta di fare delle affermazioni di catechismo o di teologia. Perché il problema della risurrezione, sapete qual è? Che la risurrezione è chiamata a coniugarsi nella vita quotidiana, a coniugarsi nell'ordinarietà. Ed è difficile questo. Papa Francesco, se qualcuno ha ascoltato il Vangelo, l'annuncio, il messaggio di domenica scorsa, la benedizione Urbi et Orbi, a un certo punto ha fatto questo passaggio, siccome ha fatto un riferimento alla guerra, ha detto facciamo fatica a credere nella risurrezione davanti a queste situazioni. E questo è vero nella nostra vita. Perché guardate, noi non avremo mai completamente e poter dire di avere la fede anche con la stessa tensione. Ci sono dei momenti nella nostra vita dove la tensione anche di fede diminuisce, si abbassa. Vuoi la guerra, vuoi la pandemia, vuoi una malattia, vuoi un dolore, vuoi una sofferenza, vuoi una morte. E davanti a quella realtà tu ti scontri perché poi te lo chiedi e dici ma sul Signore ora dove sta? Perché effettivamente se noi guardiamo la storia da martedì scorso siamo visti ad oggi, se guardiamo fuori non è cambiato niente, così come era prima così anche adesso. Allora è risorto o non è risorto? Dice vabbè, ma noi facciamo memoria che lui poi, d'accordo, ma pure facciamo memoria, è una memoria sterile o è una memoria che invece dovrebbe dire qualcosa? Dovrebbe dirci qualcosa affinché poi noi possiamo essere qualcosa. Non ci dimentichiamo, noi siamo stati invitati a
porci questo interrogativo, compagni di viaggio. E camminare non è facile. Ricordate già la settimana scorsa, la sala era più piena. Ci possono essere tanti motivi per cui qualcuno è assente. Però provate a pensare come effettivamente partiamo, poi a un certo punto, tutti quanti insieme, l'entusiasmo, poi dopo un certo punto, voi perché la meta diventa un poco più lunga, voi perché c'è una salita, voi perché sono delle cose traverse, e guardate la stanchezza arriva. Andate avanti, poi eventualmente ci vediamo. Allora, noi siamo chiamati a confrontarci e qualche volta anche a scontrarci con la fede. E confrontarci e scontrarci con la fede non è confrontarci o scontrarci con delle idee. Perché noi con le idee, ripeto, ci troviamo tutti quanti bene o male con le idee, ma sediamoci e troviamo un accordo con le idee. Però capite, sono quegli accordi che noi possiamo prendere che hanno un equilibrio molto fragile, molto semplice, e non ci vuole niente a spezzare un equilibrio. Tanto è vero che Gesù dirà: vi lascio la pace, non come la dà il mondo, perché il mondo è proprio questo tipo di pace qui, dà di equilibrio. Allora sta cosa dà tu, sta cosa dà io, ok, troviamo un accordo, va bene, un pochino in più a me, poi se non ci troviamo, allora chi è più forte, quello poi vince. Fin quando poi non ci sarà un altro più forte su quell'altro lì, e quindi siamo sempre uniti da capo. Questi sono gli equilibri umani. E lui invece dice: do la pace. Cioè, mentre la guerra dice qualcosa che io devo prendere, devo imporre, la pace invece è quella che ci dà lui chiaramente. È quello che dà qualcosa. Se lui è la pace, lo è in quanto lui dà tutto se stesso. Allora se proviamo un attimo a pensare, ecco, allora io colgo che cosa? Che lui, ed ecco la meraviglia dello spirito che diceva Don Ernesto, che lui ha dato tutto se stesso a me. Per cui San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Se questo è vero per me, lo è vero anche per te, perché io lo penso, dovrei pensarlo anche per te, anche per te, anche per te. Quindi, capite, se questo diventa vero e io lo penso anche per gli altri e non solo per me, come posso pensare io anche un minimo gesto, anche di un pensiero negativo verso qualcuno, se quel qualcuno come me è chiamato ad essere la presenza di questa grazia di Dio? L'altro, per noi, i nemici non esistono. Potremmo essere noi nemico di qualcuno, ma per noi non ci sono nemici. E capite, questa è quella logica che ci è chiesta. Quella famosa conversione che in Quaresima eravamo invitati, non era semplicemente non dire più le bugie, non fare più questo peccato, non fare quest'altra cosa. Cioè la conversione non è non commettere il peccato. La conversione fa sì che la tua mentalità, il tuo cuore, la tua mente inizi a battere con il cuore e la mente di Dio, che Gesù Cristo ti ha rivelato. Ecco perché in Quaresima eravamo invitati a vivere un contatto più assiduo, più forte con la parola del Signore. Perché se a livello amicale noi ci formiamo, no, parlandoci, allora gli amici parlano tra di loro e si formano parlandosi, perché nel parlarsi si comunicano. E dove c'è comunicazione c'è sempre comunione. Il problema è quando non si comunica che non c'è comunione. E noi molte volte possiamo illuderci di comunicare tra di noi, però fateci caso, molte volte noi ci diamo delle semplici informazioni, noi non comunichiamo, ci diamo delle informazioni. E le informazioni, posso leggere anche il giornale, prendo il giornale e leggo le informazioni. La comunicazione parte dal cuore, da quello che tu hai dentro. Gesù dirà nel Vangelo di Giovanni: io vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere. La comunicazione è vera quando hai apertura del cuore. E non lo dobbiamo mai dimenticare, aprire il cuore significa rendersi vulnerabili agli altri. Allora poi mi devo chiedere, ma sono disposto a questo?
sono disposto ad essere vulnerabile, sono disposto a che se apro la mia casa qualcuno si presenta come amico, poi entra a casa e diventa nemico e si piglia tutte le cose e se ne va. E fin quando si piglia le cose e se ne va non fa niente, però se poi mi fa del male, allora quando io apro la casa perché lui merita o perché io per vocazione di questa chiamata dono. Perché un conto è se l'altro prende, un conto è se io dono. Perché l'altro potrà anche prendere, ma prenderà di quello che io ho donato. Fateci caso, la preghiera eucaristica, la seconda che tutti quanti conosciamo, dice così: nella notte in cui veniva tradito, Gesù prese il pane e disse: questo è il mio corpo che io do a voi. Cioè, siamo onesti, chi di noi, sapendo di essere tradito e sapendo che il traditore sta lì a fianco a te, noi avremmo trovato mille situazioni, mille accorgimenti, mille espedienti per difenderci, per vedere che cosa creare, che cosa fare affinché non venissi tradito. Invece nella notte, e questo ci viene consegnato proprio quando noi celebriamo la messa, cioè nel momento più importante. Una volta suonava il campanello, vuol dire almeno qui fate attenzione, almeno a questo momento. Poi il campanello non ci suona più e l'attenzione non la poniamo più. Però noi ringraziamo Ernesto perché ci ha fatto fare un percorso sulle guaristie e quindi conosciamo l'importanza anche senza il suono del campanello. Però capite, cioè, allora il problema nostro è che molte volte stando di qua è come se di là noi vedessimo che cosa? Una sorta di rito, per quanto bello e anche commovente possa essere. E invece non ci rendiamo conto che quelle parole, fate questo in memoria di me, non significa semplicemente fare il rito, ma se quello è il corpo e quello è il sangue, indica non semplicemente che io faccio comunione al corpo di Gesù, ma tutto quello che ha voluto significare la vita di Gesù. Io entro in comunione con quella realtà lì. Entro in comunione con i miracoli, entro in comunione con le parabole, entro in comunione col rapporto che lui aveva con il Padre. Ma non semplicemente per dire che bello, ti tengo nel cuore. Perché quella realtà della sua presenza, appunto, della sua esistenza, o meglio, più della sua esistenza, possa irraggiarsi dentro di me. Vi è mai capitato qualche volta di prendere la scossa, no? Con l'elettricità, allora si prende la scossa elettrica. Allora la sentiamo che ci vibra tutto dentro, ci sentiamo vibrarci dentro. L'Eucaristia, questo dovrebbe essere, no? Un farci vibrare dentro. E non invece come purtroppo ci insegnava una volta, fai come torna a posto, tu stai bello con le mani giunte, è il momento del raccoglimento, Gesù stai nel mio cuore e sto con te. È il momento, ricordate, lo dicemmo, proprio quel momento dove io vedo la Chiesa, e l'Eucaristia è il momento in cui la Chiesa diventa visibile, la Chiesa corpo di Cristo. E siccome San Paolo dice, nessuno prende in odio il proprio corpo, anzi se nel corpo c'è qualche difficoltà o qualche sofferenza nel proprio corpo, uno cerca di curare quella parte meno nobile del proprio corpo. E quindi è inevitabile, se in questo corpo ecclesiale, in questo corpo che è la Chiesa, in questo corpo che è la comunità, c'è una parte di questo corpo che vive una situazione. Se è vero quello che sto celebrando e sto vivendo, significa che di quella parte mi devo prendere cura e non affossarla. E questo è il cammino, questo è il camminare insieme. Perché se poi penso, capite, che vado là perché alla messa devo fare la comunione e finisce lì, San Paolo, sapete, a un certo punto parla che chi mangia e beve alla mensa del Signore indegnamente mangia e beve la propria condanna. Questo passaggio della lettera di San Paolo è stato sempre letto in chiave moralistica, nel senso che prima di fare la comunione mi devo confessare. Gli studiosi dicono che non è così, perché lì San Paolo sta facendo riferimento alla cena del Signore dove partecipano i fratelli.
L'indegnità che San Paolo lì fa riferimento, che mangia la sua condanna ed è indegno, è di colui che non vive la comunione con i fratelli. Perché tanto è vero, ricordate cosa leggiamo nel Vangelo di Matteo, all'inizio della Quaresima. Se presenti l'offerta all'altare e ti rendi conto, vatti prima a riconciliare con il fratello e poi ti presenti all'altare. Cioè tu all'altare, noi all'altare ci dobbiamo presentare come fratelli. Quanto era bello quando la comunione la si faceva, che si stava a fianco, in fila, adesso prima stavamo a posti, adesso dobbiamo tenere la distanza, va bene, ok, facciamolo pure. Però era bello il gesto, ecco, del camminare insieme verso l'altare e ricevere la comunione. Ripeto, con tutte le difficoltà che ci possono essere, perché voi capite, se io cammino da solo, io posso arrivare anche prima, ma se devo camminare con un altro e casomai il passo dell'altro tenga affan e quindi per favore andate piano, capite bene? Cioè dica, Ernè, allora per favore fammi andare avanti, a mani. No, invece, prima di una missione da vivere c'è una comunione da vivere. Noi prima di essere mandati in missione siamo chiamati a vivere una comunione. Allora ci posso arrivare anche dopo un'ora, ma arrivarci con il fratello o la sorella a fianco lì è tutta un'altra cosa. E invece no, devo arrivare. Che poi quando si è arrivato prima, anche vi ricordate il Vangelo che abbiamo ascoltato, Giovanni e Pietro che corrono al sepolcro. Arriva prima però, che solo perché è più giovane, però si ferma, perché deve fare andare prima Pietro. Aspetta Pietro. Abbiamo sempre l'impressione come se c'è quel premio, no? Che me lo devo godere io. Lo si gode insieme. Quanto è bello quando c'è una gita e ognuno prepara qualcosa, chi prepara quella cosa, no, ha proprio il piacere a che anche l'altro possa assaggiare ciò che lui ha preparato. E se l'altro poi non se lo prende, soprattutto se il sacerdote non se lo prende, uno si offende pure, dice, da tutto quanto si è arrivato solo da me non se l'ha preso. Ma toglietemi una curiosità, che forse a pastiera ho la pizza da voler condividere e meno dell'Eucaristia. Tanto è vero quel segno lì, quanto è vero l'altro segno di là. O forse perché quello lì non l'ho preparato io materialmente. E chi ti dice di non prepararlo anche tu materialmente? E come io lo posso preparare materialmente? Con la carità. Perché quando vengono portati i doni all'altare, anche se non li portiamo, non tutti quanti li portiamo, ma io partecipo a quell'offerta o la presentazione del dono che viene fatto. Se è vero che il Deuteronomio dice che nessuno si presenti davanti al Signore con le mani vuote, ma noi la domenica o quando andiamo a messa, le nostre mani come sono? Che cosa portiamo noi all'altare? Dico questo perché? Perché noi in questa realtà qui ci siamo completamente inseriti. Ci stiamo proprio dentro. Però personalmente è come se lo dimenticassimo. Allora, capite, gli incontri, la catechesi, ma è dire ancora un'altra cosa. Il semplice fatto dello stare insieme, già questa è la realtà più grande. Permettete un attimo che voglio trovare questo passo. Tiene il breviario? No, quello di carta. E allora sopra, non ti preoccupare. No? Mi date solo un attimo, sì? Cioè, pure se no me l'avevo preso lo stesso l'attimo. No, venne di sabato scorso. L'ho trovato. Vedi?
Nella lettera agli Ebrei, al capitolo 4, si legge così: fratelli, dobbiamo temere che mentre ancora rimane in vigore la promessa di entrare nel riposo del Signore, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso. Poiché anche noi, al pari dei nostri padri, è stata annunziata una buona novella. E attenzione a questo versetto qui. Purtroppo a quelli la parola udita non giovò in nulla, non essendo rimasti uniti grazie alla fede con coloro che avevano ascoltato. Cioè la parola di salvezza loro non è giovata a nulla perché non erano rimasti uniti. Lo dice la lettera agli Ebrei. Cioè quasi a dire che la parola che si ascolta, come noi l'ascoltiamo durante la celebrazione eucaristica, noi non l'ascoltiamo individualmente. Non è che la parola viene disattiva, ma noi l'ascoltiamo come comunità. E dice che non giovò a nulla perché non restarono uniti. La parola che unisce, l'unione fa sì che la parola si realizza. Tanto è vero, ascolteremo sempre domenica prossima, quando Gesù, che è la parola, chi manca, manca uno. Ritorna perché poi ci deve essere anche l'altro. Noi dobbiamo avvertire che qualcuno manca alla nostra assemblea. Ma non perché abbiamo problema a fare la spia oppure a portare le presenze. Non è questo. Ma scusatemi, se è a casa mia, ordinariamente così, e mio fratello all'improvviso non ci sta, mi preoccupo o non mi preoccupo? Dico, come Giovanni non è ancora arrivato. Quindi significa che io di Giovanni devo sapere che esiste pure Giovanni e preoccuparmi di Giovanni. Il problema è che se poi di Giovanni posso fare tre suoi. Caino, dov'è tuo fratello Abele? Ora, come dicevo prima, chiaramente questa tensione di fede non è che noi riusciamo ad averla sempre. E nel momento in cui caso noi facciamo esperienza di una vela, non è che dovremmo preoccuparci che in quel momento poi non siamo credenti. Perché proprio l'esperienza degli apostoli, questo ci rivela. Anche qui noi non dobbiamo dimenticare come se gli apostoli, coloro che fin dall'inizio, conosciamo bene, l'abbiamo visto Pietro, no? Con quanta sicurezza, io darò la vita per te. Poi è bastata una portinaia a metterlo in crisi. Una portinaia. E io voglio pretendere, quando c'è una cosa così, poi entro in crisi. Bene, quella crisi però è necessaria, è salutare quella crisi. Mi lascio provocare da quella crisi. Nel Vangelo di oggi, donna, perché piangi? Maria di Magdala arriva lì. Perché piangi? Gesù le dice. Cioè, la prima cosa che Gesù dice, capite? La prima cosa da risorto. E dico io no, pensate se uno dei nostri cari risorgesse. E noi la prima cosa che gli diremo, no, com'è di là? Esiste di là? Gesù ha una cosa che dice a questa donna. Perché piangi? Cioè, ancora una volta, è lui che si preoccupa. Si preoccupa del dramma che sta vivendo questa donna. Non è indifferente, non è estraneo. Però intanto chiede che lei si lasci lei stessa provocare però da quelle lacrime. Perché piange? Lo devi dire e rispondere perché. Qualche volta non succede. Ma perché stai così? Non lo so. È facile dire non lo so. Scendiamo un poco di più in noi stessi, in profondità. Allora andiamo a vedere dove è la difficoltà, dove sta la crisi. E poi vediamo alla fine, per noi che crediamo, che la crisi poi alla fine è sempre quella crisi lì. C'è o non c'è? Credo o non credo? Domenica, giorno di Pasqua, abbiamo ascoltato una lettura. Giusto? Sette letture, però il giorno di Pasqua, quindi la domenica di Pasqua. Quante letture abbiamo ascoltato? Tre letture. È come ogni domenica. Io ho detto una lettura, quindi mi aspettavo, no, voglio dire no, una lettura. Tre letture abbiamo ascoltato. E poi c'era anche la sequenza, però che non è una lettura. Allora, la seconda lettura di San Paolo diceva così, San Paolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Io non so se, quando abbiamo ascoltato questa lettura, se qualcosa vi ha turbato o non vi ha turbato. Perché a un certo punto qui dice, voi infatti siete morti. Non lo so, Domenico, pure non so se a te è successo che in parrocchia qualcuno si era alzato e ha detto così, ma quando mai io sono vivo? Cioè nessuno ha detto, io non è vero, io non sono morto. Cioè io non so se quando noi ascoltiamo la parola ci sentiamo provocati da quello che... E dice, vabbè, siamo nell'assemblea liturgica, quindi queste cose non le diciamo. D'accordo, vabbè, diciamo che siamo educati. Ma ci sentiamo provocati da questa parola? O dalla parola quando ascoltiamo in generale? Voi siete morti. Dice, ma io non capisco cosa vuol dire. È un altro paio di maniche, ma mi sento provocato dalla parola. Provocato, vocazione, una vocazione, una chiamata. C'è una chiamata a favore di. Sento che quando ascolto la parola il Signore mi sta chiamando a qualcosa. Allora, dicevamo prima, non è un'informazione che mi ha detto che sono morto. Cosa mi sta chiamando? Però questo brano non per dirvi sul fatto di questo qui. Se siete risorti, cercate le cose di lassù. Se siete risorti con Cristo. Cercate le cose di lassù. Noi potremmo subito immaginare che con la mente io adesso devo cercare le cose di lassù, devo fantasticare, quasi a dire che io non appartengo più alla terra, appartengo al cielo. Noi apparteniamo ancora alla terra, ma siamo abitati dal cielo. Le cose di lassù, lassù, chi si trova lassù? Noi che diciamo nel Padre nostro che sei? Quindi riconosciamo il cielo, la dimensione, non quella atmosferica, ma riconosciamo la trascendenza. La trascendenza è il luogo dove abita il divino, che per noi è inaccessibile. Ora dice, se con Cristo voi siete risorti, cercate le cose di lassù, cioè cerchiamo il Padre. Sempre nel Vangelo di oggi, quando Maria di Magdala tiene, Gesù dice, non mi trattenete perché non ancora sono salito al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Allora la domanda è sempre questa, ma io a questa paternità ci credo o non ci credo? C'è questa paternità o no? E cerco questa paternità? Perché questo è il dramma fondamentale, perché dalla paternità dipenderà la fraternità. Se vogliamo parlare di una certa realtà sociologica della Chiesa, nasce da qui. Però nasce prima dal primo dato che è quello teologico, perché la Chiesa è dono del Padre, non è un piacere nostro di stare insieme. È dono suo. Cercate le cose di lassù. Allora la mia domanda è questa, ecco la provocazione. Ma io il Padre lo cerco. Voi sapete bene perché Gesù viene accusato. Perché si è fatto figlio di Dio. E Gesù poi dirà, ma scusate, non è quando sempre con gli scribi e farisei, non è forse scritto nella vostra legge che voi dite siete tutti dei? Allora cercare le cose di lassù, cioè significa cercare il rapporto con il Padre. E guardate, io penso che tutti quanti noi almeno una volta al giorno, almeno preghiamo il Padre nostro. Però la tentazione è sempre quella, che è una preghiera e non piuttosto una relazione. Le nostre preghiere sono un aiuto a vivere una relazione. Allora cercare le cose di lassù, capite? Quando poi diventa affascinante. E non è una cosa sbrigativa. Le cose di lassù è la vita di Dio. E allora ritorniamo di nuovo all'opera meravigliosa dello Spirito. E infatti poi dice, non a quelle della terra, ma non perché quelle della terra a noi non interessano più, perché quelle della terra acquistano una nuova dimensione, un nuovo significato, una nuova luce.
Com'è iniziata la veglia pasquale? La chiesa com'era? Al buio. Poi si è acceso il cielo pasquale, al cielo pasquale abbiamo acceso le nostre candele e poi sono accese le luci in chiesa. Provate a pensare al simbolismo. È vero che la chiesa forse completamente non era al buio, però insomma, anche se era nel seme buio, tante cose non ti sono chiare. E poi man mano la luce aumentava e le cose sono diventate più chiare. E adesso provate a pensare, ogni domenica o ogni giorno quando entrerete in chiesa, voi vedrete quel cielo pasquale che domina l'assemblea. Sta in alto. Quindi entrando in chiesa automaticamente vedo lì, perché quella fiammella sta lì, quella luce sta lì. E voi lo sapete, la luce, da come tu la poni o come tu ti poni, ti permette di vedere in un modo o di vedere in un altro. Le cose di lassù mi permettono di vedere le cose di qua giù dove io vivo, ma di vederle diversamente. Allora da qui poi scaturisce il fatto, come dicevamo prima, della donazione di questa realtà, perché se questo padre in questa relazione così è fedele, e l'abbiamo sperimentato in Gesù Cristo che l'ha risuscitato dai morti, da qui nasce la speranza. Dice, ma moriremo? Sì, moriremo, perché Gesù non è che ha tolto la morte, però ha aperto il passaggio. Quindi noi non siamo più disperati. Guardate, questa è l'unica differenza tra chi crede e chi non crede, la disperazione. È una realtà del singolo, è una realtà del singolo, però questa realtà del singolo viene donata per diventare realtà comunitaria. Si illude di grosso, chi pensa di tenere solo per sé questa realtà così grande. Neanche noi sacerdoti la possiamo tenere per noi. E il sacerdote non è migliore del fedele laico battezzato. Se noi vediamo che il sacerdote in una parrocchia, vedete, non è che è il sacerdote dell'azione cattolica, o non è sacerdote del rinnovamento dello spirito. In una parrocchia c'è il rinnovamento, c'è l'azione cattolica, c'è, sono i negati ecumenali, c'è i cursillos, ed è sacerdote. È colui che vive la sua esperienza, vive il suo mistero con il rinnovamento, con il consiglio, capite? È così anche noi. Sì, c'è una spiritualità che può dirmi e darmi qualcosa in più. E quindi io mi trovo lì. Ed è bello questo. Ma non perché io sono migliore dell'altro. Tendiamo questo, è naturale, guardate, non è neanche cattiveria, è naturale. Perché effettivamente per noi quell'esperienza è così forte che crediamo veramente, che la solidizziamo e dici, ma tu se sapessi, però tu perché ne fai esperienza? E da un lato è bello questo. Però ecco, anche qui, no, se questa realtà, l'azione cattolica di per dire, sono consapevole che è dono dello spirito, lo sarà anche l'altra realtà che è dono dello spirito. E lo spirito non è che tiene una diminuzione di quasi e di là di un poco meno. E quindi poi si tratta anche di nostre sensibilità. E la mia sensibilità mi sento più per questo, e mi sento più portato per una dimensione caritativa, più portato per una dimensione liturgica. E quella costruisce la Chiesa. Fa sì che noi siamo Chiesa. Proviamo a pensare, no? La Chiesa, in Chiesa quante cose ci sono? C'è il basamento che sta sotto di là e non si vede, c'è la cosa che sta più sopra e invece si vede. È importante quello e quello. Non è quella più importante perché si vede, attenzione. Perché intanto quella si vede perché c'è quella sotto che non si vede. È fondamento. E
Quindi è successo qualcosa in questa settimana. Ma era successo anche la settimana precedente, però. E succederà anche la settimana prossima. Capite? Questo è bello per noi. Perché non è che dice, ho perso il treno, ho perso l'occasione. Dice, vabbè, ma noi però la Pasqua annuale, quella poi è... E allora se è vero che lo Spirito è quello che ci cristifica, siamo noi i risorti. Noi usciamo da una celebrazione risorti. Ora io qui vi prego, ve lo do veramente come compito, permettetemelo. Guardatevi quando finisce una messa. Guardatevi. Che cosa trasmettete? A voi stessi, prima a voi stessi. Perché voi lo sapete, qualsiasi incontro che faccio con una persona qualsiasi, non mi lascia mai come prima. Qualsiasi incontro, positivo e negativo. Quello negativo mi turba, mi innervosisce, guarda, ma innervosito proprio quello. Invece quello positivo, sto bello, contento, sereno, allegro, gioioso. La cosa brutta, sapete qual è? Che quando incontro qualcuno non mi lascia né in un modo né nell'altro, quello è terribile, mi lascia indifferente, quello è terribile proprio, l'indifferenza. Che non ci lascia indifferente la partecipazione all'incontro con Lui. Che non ci lascia indifferente quando ci incontriamo tra di noi. Che non andiamo via da questi incontri, ma non per quello che viene detto, ma per l'esperienza bella che possiamo fare nello stare insieme, che non ci lascia indifferente questo. E allora noi edifichiamo, o se volete permettiamo allo Spirito di edificare. E allora una comunità diventa visibile. Ma non perché farà delle opere, perché la prima opera è proprio questa qui, quella dello stare insieme. Questa è la prima opera ed è la più faticosa, ma è la più bella.